Il 25 ottobre dello scorso anno ritornava alla casa del padre Don Attilio Razzano, prima guida spirituale della parrocchia Sacra Famiglia, e oggi lo si ricorda con una santa messa alla chiesa Santa Lucia. No, anche perché questo, Don Attilio Razzano, è per lui che io sono vocazionista, perché venendo qui a Canicattì, raccogliendo tutti i giovani della zona, io sono andato dopo a Napoli, mentre parecchi giovani di Canicattì, che tutti si ricordano, è stato come una guida, che tanto è vero che era conosciuto come il parroco sportivo. Ricordiamoci che la Libertas Gaudium è stata fondata da lui e da altri della parrocchia, che tutto è cominciato qui a Santa Lucia, perché noi giovani di Canicattì, di Santa Lucia, ci siamo spostati alla Sacra Famiglia, nata appena allora la parrocchia, in quanto il parroco che è succeduto a Don Calogero Curto non si interessava di pallone. Noi ragazzi giocavamo a pallone, avevamo una bella squadra, ci siamo spostati lì alla Sacra Famiglia. Da lì è nata la Libertas Gaudium, il campetto che con le nostre mani, con i ragazzi dell'istituto abbiamo costruito, che adesso non esiste, si può dire più. E Don Attilio Razzano, noi giovani, ci ha portato avanti per tanti anni, tanto che parecchi verranno, adesso lavorano alcuni, verranno parecchi. Sono grato a Don Attilio perché li ha tolti dalla strada. E oggi vogliamo ricordare qui a Santa Lucia, anche se dovrebbe essere alla Sacra Famiglia, che è la parrocchia mia. Purtroppo io sto al momento a Santa Lucia e lo ricordo in questo modo. Ecco, c'è un ricordo particolare, Don Antonio? Il ricordo particolare di Don Attilio è che Don Attilio per i giovani si sacrificava tutto, lasciava i familiari, ed era attaccato qui a Canicattì, che fino ad alcuni anni fa è venuto a trovare i vecchi compagni e i figli dei compagni. Cioè era così attaccato a Canicattì che la considerava come un paese, cioè un paese d'adozione. Quanto è importante ricordarne la figura, la memoria di questo sacerdote? È importante in quanto parecchi ragazzi, sia di Canicattì sia dei paesi vicini, nell'istituto, ricordate che l'Istituto Maria Bonzango l'ha raccolto, anche io ho fatto pure per qualche anno l'assistente sociale da ragazzino pure lì. E bisogna ricordarlo in quanto era proprio ben voluto da tutti. Tutti abbiamo difetti, però tutti noi giovani eravamo attaccati a questa figura, tanto è vero che anche lui era attaccato con noi, che veniva spesso qui a Canicattì.